sembra Messi, ma è Leao. Buongiorno amici della Zoccola Duro, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Siamo tornati a Milano, siamo qui alla base. Vediamo se si riesce a lavorare un pochino. In realtà voi mi prenderete per matto, ma domani vado a Santa Margherita al Mare in Liguria per fare un torneo di calcio a 5. Io sono un matto, ve l'ho detto, voi non mi credete, ma io sono un matto da legare, che pensa solo al pallone, ogni tanto anche alle patatine, perché mi piacciono insieme al McMenu. Buongiorno, vabbè, questa me la sono inventata oggi per voi. Comunque ragazzi, mi rifiuto categoricamente, ve lo dico, oggi vi ho fatto video, non ve lo volevo fare, o meglio, ve lo volevo fare, però vi volevo risparmiare. Mi rifiuto categoricamente di parlare per il 127esimo giorno di Chanteclerc. Cioè mi rifiuto, non ne voglio proprio più parlare. Guarda, vi dico la verità. Quando sarà ufficiale, se sarà ufficiale, che a questo punto io avrei già preso Ziyech da un anno, quando e se sarà ufficiale nemmeno ne parlerò, vado già avanti, cioè non dirò neanche è arrivato, vado avanti, siamo fermi impantanati, cioè quella Chanteclerc è una tappa di altre quattro che devi fare, quindi vedi tu se io devo stare qua ancora alla prima tappa, come quando giochi a baseball e sei alla prima buca. Sapete giocare a baseball? Nemmeno io, bravi. Detto questo, tornano le voci di Renatino. Io ci spero sempre il Renatino, perché a me delle chiacchiere dei giornali, lui vuole questo, lui vuole quello, lui vuole quell'altro, lui vuole i soldi, come tutte le persone che lavorano al mondo lavorano per soldi, perché altrimenti non andresti a lavorare. No, ma io faccio un lavoro che mi piace. Prova a farlo se non ti pagano. Tu fai quel lavoro se non ti pagano. Fai tutti i giorni e non ti pagano. Lo faresti lo stesso? Te lo dico io, no, non lo faresti. Anche se è un lavoro che ti piace, faresti altro, perlomeno non lo faresti tutti i giorni. Quindi non diciamo fregnacce. Oggi ho sentito la saga, o la sagra, chiamatela un po' come volete, dei nomi a caso. Cioè oggi vedo che si sparano, pem 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 pem. Mi ha scritto anche stamattina mio amico Simone, no, ma io sento sti nomi, pem 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 pem, fa il benzina. Ho sentito sti nomi, pem 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 pem, capito? Va bene, faccio un altro distributore. Sparano i nomi a caso. Caso proprio, vabbè, oggi dai, spariamo qualche nome. Sì, dai, spariamo questo, Don Belé, sì, Sar, sì, va bene. Poi ieri c'era un altro che non ho sentito ieri, proprio a caso, un giovane, manco mi ricordo il nome, meno male, manco mi ricordo il nome. Non vi sparerò ovviamente nomi a caso, senza senso. Apro un po' ragazzi perché si muore, sarà un po' più casino l'audio, ma contentatevi. Quindi non sparerò nomi a caso. Altra cosa, questo Tatanka, sembra che arrivi, probabilmente arriverà. Non ho capito cosa vogliamo fare con Gabbia. Cioè qua abbiamo fatto, anche, cioè ragazzi, io adesso sarò polemico, però abbiamo fatto 790 video dicendo servono italiani per le liste, siamo sotto di due giocatori. Noi abbiamo due giocatori in meno da mettere in lista, dovremmo mettere due della primavera, non lo so, a parte che Daniel Maldini non è ancora uscito e speriamo che se lo prenda il Verona, che già con Castiglieco ho avuto un tremorio. Siamo sotto di due nomi e noi cosa facciamo? L'unico italiano che è uscito nel vivaio che abbiamo, che è Gabbia, forse va via anche lui. Io dalla parte sua gli do ragione, cioè se io fossi Gabbia ti direi oh, tutto bello, però devo andare a giocare, se no non miglioro mai, se no non imparo mai, cioè hai voglia fare gli allenamenti qua, però voglio giocare, perché devo sbagliare, devo imparare, devo crescere. Quindi io nei panni di Gabbia sono d'accordo, perché devo andare a giocare. Ma se diamo via pure Gabbia, non mi dire che prendiamo Diallo, perché servono gli italiani. Servono gli italiani. E se no in lista come ci andiamo? Non è che siamo una squadra che abbiamo uno staff che praticamente non ci infortuniamo mai, eh? Cioè noi abbiamo uno staff
che anzi, è già strano che ancora non ci siamo infortunati. Che ancora è già strano che già nel riscaldamento, nella preparazione, non ci siamo già rotti. È già molto strano. Speriamo che stiamo facendo qualcosa di leggero. Tra l'altro, stavo pensando proprio ieri che sono tanti giorni che ci alleniamo. Ragazzi, sarà almeno 15 giorni che ci alleniamo? Quando c'è stato il ritiro? Il 3? Oggi è no, quasi 20 giorni. Oggi è 21, no? Quasi 20 giorni che ci alleniamo. E abbiamo fatto pochissime amichevoli. Abbiamo fatto quella lì di riscaldamento con i ragazzi. E poi abbiamo fatto una amichevole. La prossima sarà domani, sabato, no? Quindi, cioè, ci stiamo allenando. Un po' tutte le squadre si stanno allenando, eh? Lo stesso vale per i cugini, lo stesso vale per... Cioè, stiamo facendo degli allenamenti lunghi come preparazione. Io mi ricordavo preparazioni più brevi. Mi sembra che ci stiamo tutte le squadre preparando in maniera intensa. Sarà che lo vivo diversamente perché siamo ancora agli inizi di luglio. Di solito cominciavano a metà luglio. Però a me sembra che si stanno allenando senza andare in giro a fare tournée. Cioè, stanno facendo una preparazione come Dio comanda. Speriamo, sono curioso di vedere poi quest'anno questa preparazione se pagherà. E qui poi si va a vedere anche il valore dello staff, il valore di tutti gli staff, perché poi quando giochi una volta a settimana sono tutti capaci, tranne me che faccio un altro lavoro, ma quando giochi una volta ogni 3 giorni il mondiale così, adesso vediamo se siamo capaci o non siamo capaci, vediamo se riusciamo a farci valere. Si aspetta, ormai siamo qua in attesa della mitraglietta. Cos'è la mitraglietta? Ormai siamo arrivati a un punto che non mi aspetto l'annuncio di Chanteclair, ma io mi aspetto una tripletta, almeno una mitraglietta. Una mitraglietta tripla, cioè Chanteclair, Renato e Tatanka, bom 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 bom, insieme. E ormai non c'è più tempo, per forza devi andare a mitraglietta. Ormai dobbiamo andare a mitraglietta per fare gli acquisti. Arriverà, Dio santo, prima o poi il momento del Milan. Cioè, io sento dire che la Roma prende Wijnaldum. La Roma prende Giorgino Wijnaldum dopo aver preso Dybala. E c'hanno tipo 200 miliardi di debiti. Tra l'altro, oggi sentivo, io non seguo la politica, ve lo dico, mi fanno schifo tutti. A parte che noi tassisti abbiamo fatto saltare Draghi, meno male. Però non seguo la politica. Ho sentito sta cosa della pace fiscale. Noi nel calcio avremo la stessa cosa. Cioè, per quelli che ancora stanno lì a guardare il bilancio, non hanno ancora capito. È come la pace fiscale. Cioè, uno prende multe, non paga le tasse per decenni, poi c'è la pace fiscale. E lo stesso ci sarà per il calcio, no? Tu spendi, poi prima o poi, siccome hanno speso tutti tranne il Milan, ovviamente, ci sarà la pace calcistica. Che non sapevo manco cosa, non so neanche ancora adesso cos'è sta pace fiscale, però da quello che ho intuito è un po' quello che penso io della pace calcistica. Quindi, aspettando la pace calcistica, noi saremo quelli che avremo meno pace di tutti e saremo sempre in guerra. Buona giornata, amici dello Zoccolo Duro. Vado a provare questo padel di Via Vico, padel per fighetti, che in centro sarà un padel per fighetti. Vediamo come va. Ciao belli, ci vediamo oggi, ci vediamo, sono a casa, quindi pomeriggio vi faccio un altro video. Oh, mitraglietta voglio. Pam, 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 pam.